Eccolo qua, l'aggiornamento, insomma, la piccola, diciamo, recensione per quanto riguarda l'aggiornamento che ho fatto per questi diffusori dell'Indiana Line Tesi 261. Praticamente nel video precedente avevo fatto vedere che semplicemente avevo sostituito i condensatori, infatti quello che ho fatto ho sostituito i condensatori con altri tipi di condensatori. Allora, praticamente avevo già fatto tempo fa, avevo eliminato quel condensatore bipolare, una merda assoluta, sul filtro sul filtro del secondo ordine del woofer, che era da 15 microfarad, 100 volt, quindi l'ho sostituito con un condensatore, scusate, che ho messo io in poliestere, che comunque va bene lo stesso. Ne ho messi due in parallelo per ottenere 15 microfarad e devo dire che da quella volta suonavo molto meglio, proprio ho sentito la differenza per quanto riguarda le voci, almeno quelle. E poi dopo, vabbè, pochi giorni fa mi è venuta in mente sta cosa, ho voluto provare, adesso ho sostituito praticamente il condensatore del tweeter, che era sempre nel MKT da 5,6 microfarad, e l'ho sostituito con uno in carta e olio della Jensen, che è una bomba, costa circa 40 euro, adesso lo vendono 40 euro. Io, vabbè, l'ho pagato un po' di più, evidentemente io ho beccato quello che mi ha rubato un po' di soldi, però va bene lo stesso, sono soldi spesi bene, e devo dire che da quella volta lì ho visto proprio che sono, cioè i tweeter suonano molto meglio. E proprio ieri mi è venuta in mente sta cosa, non so come ho fatto a vabbè, non so come ho fatto a non averci pensato. Comunque praticamente in casa avevo due resistenze della Homeite, e erano proprio, guarda caso, lo stesso valore della resistenza che c'era in serie al tweeter dopo il condensatore, quindi, ed era da 5,6 ohm. Allora ho tolto quei due condensatori, buonanotte, ho tolto quelle due resistenze lì, che erano due resistenze normalissime in impasto ceramico, ci ho messo queste due resistenze della Homeite, che sono sempre ceramici, che non sono a impasto ceramico, però sono di filo avvolto su della ceramica, e sono praticamente, hanno la capacità di avere un materiale che non ha, come si dice, un materiale magnetico, insomma non magnetico, adesso una roba del genere, adesso non mi ricordo il termine giusto. Io sinceramente ho sentito, mi sembra di sentire una leggera miglioria, però una cosa sorvolabile, ma c'è. E quindi adesso praticamente meglio di così non si può. Dopo c'è il rischio, che non è detto, perché questo bisogna vedere. C'è il rischio che adesso più avanti voglio provare a vedere di sostituire le due induttanze di filtro con due induttanze di filtro fatte un po' meglio. Adesso però proverò, perché lì bisogna vedere, cioè l'importante è non stravolgere il filtro crossover, perché comunque il filtro crossover, se così è stato costruito, vuol dire che c'è un motivo e quindi non bisogna stravolgere. Quindi bisogna andare a vedere esattamente qual è il valore dell'induttanza con un buon tester, e soprattutto gli ohm, la resistenza di questa induttanza di filtro. Ok, dopo allora si può fare un'induttanza di filtro con lo stesso valore in milliarri o in Henry e che abbia la stessa resistenza ohmica. Dopodiché allora si può fare qualsiasi cosa, mettere, non so, delle induttanze su ferrite, fatto diciamo classiche ferrite, diciamo però a piena, oppure i lamierini a C o a D, oppure fatto su un toroide, che si può fare anche quello, insomma uno può fare tutti gli esperimenti che vuole alla fine, però come ho già detto l'importante è non stravolgere i valori già che sono lì, rispettare insomma quei valori. Comunque tutto qui, adesso praticamente io ho fatto varie prove comunque questi giorni, quindi l'ho ascoltato con gli amplificatori delle 300B e delle 2A3, anche con il KQ88, poi l'ho ascoltato anche con le PL36, l'ho ascoltato anche con questo amplificatore qui che è transistor,
e comunque non suona male. Devo dire che, insomma, sempre col mio preamplificatore Buffer, che sono delle valvoline, e il lettore CD nuovo che ho preso da poco della Marantz, che comunque questo qui mi ha fatto tutta la storia nuova, insomma. E quindi stavo provando anche il mio DAC, vabbè, questo è un altro discorso. Beh, devo dire, porca miseria, che veramente si sente veramente uno spettacolo. Cioè, io è sempre il discorso che quando questi qui li ho acquistate costavano 250 euro la coppia. Adesso, per via del fatto che dopo la storia del virus, quindi che le aziende hanno avuto dei problemi, adesso questa azienda qui, diciamo così, per riprendersi, hanno aumentato un po' i prezzi, quindi adesso più che 250 la coppia le vendono praticamente a 300 euro la coppia. Il problema qual è? Il problema è che quando queste aziende si sono riprese, dopo non è che abbassano i prezzi come prima, state tranquilli che rimangono gli stessi. Purtroppo oggi fa, ma l'hanno studiata bene, l'hanno studiata, lo sapevano, quindi. Non questi qui dell'azienda, dell'Indiana Line, ma questi qui dei politici, l'hanno studiata bene. Vabbè, detto questo, io vi consiglio di provarlo se li avete, e se non l'avete vi consiglio anche di acquistarli, comunque 300 euro, insomma, sono alla portata di tutti. Ovviamente, se fate questo aggiornamento, la garanzia se ne va a puttane, ma voi dalla garanzia non ve ne frega un cazzo. Sinceramente, non è come un amplificatore o comunque un apparecchio elettronico come un lettore CD. Sono due diffusori, difficilmente hanno dei difetti, molto difficilmente, ecco. Quindi ovviamente, se rispettate le potenze, se non esagerate, non si rompono, insomma, ecco. Quindi io vi consiglio di farlo, perché comunque un miglioramento sonoro c'è notevolmente, cioè, proprio vi divertite, avete proprio il piacere di ascoltare la musica, anche dei generi di musica schifosi, e con un impiantino fatto un po' come si deve, si riesce comunque a godersi anche una musica che prima non riuscivamo ad ascoltare, adesso riusciamo ad ascoltarla. E comunque, vabbè, questo è l'impiantino che mi sono fatto io piano piano col tempo, quindi me lo sono fatto da solo. Però cosa vuol dire? Che per avere una cosa bisogna rinunciare ad altre cose, almeno se uno non ha la possibilità. Ovviamente io non avevo la possibilità, però me lo sono fatto lo stesso, perché, come ho già detto, non so dove, non boh, comunque, come dico sempre io piuttosto vado alla mensa dei poveri, ma mi prendo quel cazzo che voglio. Io non sono come gli altri, che preferisco andare in giro, vestirmi bene, mettermi i vestiti firmati, però che a me non me ne frega un cazzo per cosa. Per venire a casa e rinunciare a vivere praticamente, no. Allora vado in giro sempre con gli stessi vestiti, per dire, facciamo solo un esempio, comunque la verità, non me ne frega un cazzo di quello che pensano gli altri. Quando io mi lavo, mi faccio la doccia, i vestiti sono puliti, ma non me ne frega un cazzo, anche perché io me lo posso permettere, perché io faccio ginnastica tutti i giorni, quindi io posso anche vestirmi con degli stracci che la gente si gira e mi guardano, perché sono invidioso, perché sono un bel ragazzo, evidentemente. Quindi, mentre gli altri, per essere, diciamo, guardati, devono vestirsi bene, quindi tutta la differenza è tutta lì. Però almeno io, piano piano, anche se mi metto da parte i soldi 2 o 3 mesi, però me lo faccio, non me ne frega niente. Quindi magari qualcosa l'ho preso a rate, come quel lettore CD l'ho pagato a rate, con finanziamento, e perché adesso mi sono fatto finanziare anche 2 casse, comunque, che devono ancora arrivare. Infatti adesso, entro questo mese, entro settembre, se non mi arrivano, poi incazzo. E l'ho già detto con questi qui che sono pronto a fargli querela, perché io non ho soldi da buttare via, quindi, perché la gente, se non sa fare lavorare, se non sa quello che dice, se non si sa organizzare, che cambino lavoro, che cambino mestiere, tutto qua. E niente. Devo dire che suonano veramente bene. Adesso, più avanti, quest'altro anno, cercherò di prendere due diffusori, sempre da studio, della Triangle, non so come si dice, sono delle francesi, da 1500 euro, credo, che
Comunque per un paio di diffusori monitor 1500 euro non sono pochi, perché è praticamente, insomma, sono piccoli, cioè non dire, il diffusore da monitor o da scaffale, comunque non è che c'è tanto materiale da spendere per farli costruire, quindi con 1500 euro una buona parte dei soldi vanno proprio a puntare sulla qualità del suono, mentre in altri diffusori, come il diffusore da monitor da pavimento, cioè i soldi più che altro vanno nel materiale, per varie ragioni, non tanto nel resto, quindi lì bisognerebbe spendere un po' di più. Però, per dire, questo è solo così, per come la penso io. Niente, sono contento, dai, suonano bene, vi consiglio di provarlo. Veramente molto molto bene, proprio quindi due cassettine del cavolo, delle economiche, riescono a suonare bene con un paio di diffusori da secondo me, adesso io non avendo esperienza, però secondo me possono competere tranquillamente con diffusori di fascia molto più alta. Poi vabbè, questo qui, il cavo d'alimentazione di potenza, me lo sono fatto io. Qui c'è un piccolo segreto, che non è un segreto alla fine. Qui praticamente in serie in parallelo, ma in serie al positivo, diciamo, alla fase, c'è una piccola resistenza da 2 watt, 0,10 ohm. Adesso non vi sto a spiegare il motivo, se no il video diventa lungo, non finisce più. E niente, poi dopo ho fatto questa qui, che ha un clone. Questo qui praticamente è una cagata, poi alla fine ha un clone di un dispositivo della Spec. Andate a vedere su internet Spec Hi-Fi, una roba del genere. Comunque sono dei giapponesi che vendono amplificatori, preamplificatori, queste cose qui, a prezzi esorbitanti, tra cui questo, che loro praticamente, io ho fatto un clone identico come lo fanno loro, vabbè, la scatolina un po' diversa, però praticamente simile. Loro lo venderebbero, o comunque lo vendevano, a 500 euro. Quello chiamano, mi sembra un compressore audio, vabbè, una roba del genere, vabbè, non mi ricordo. Comunque praticamente non è altro che una cella di rete Zobel. Quindi, come vedete, è una cagata pazzesca, perché nel senso che praticamente sono semplicemente due condensatori e una resistenza. Questo è un condensatore in carte olio vabbè, una marca russa, adesso non mi viene in mente. Quell'altro è un condensatore in mica, quindi in parallelo ho ottenuto 490 nanofarad. E poi c'è una resistenza di precisione, anche questa è russa, in film, quindi 10 ohm. Quindi praticamente cosa fa sto bagaglio del cazzo? Praticamente, dunque, per spiegarlo in breve, gli altoparlanti, no? Quindi quando diciamo, insomma, sono in movimento, come si dice, allora praticamente il segnale elettrico, no? Cioè, che viaggia attraverso i cavi, che in questo caso viaggia attraverso come le correnti elettriche, no? Quindi va sui trasduttori, quindi c'è una bobina all'interno, quindi c'è una bobina, quindi c'è il magnete, e quindi si crea un campo magnetico, quindi che fa smuovere praticamente il cono, quindi avanti e indietro, no? Quando praticamente, nel momento che viene a mancare, diciamo così, la corrente elettrica, cioè il suono, cioè in quel millisecondo che non c'è il suono, diciamo così, quindi che praticamente la membrana torna indietro, praticamente come se ci fosse un ritorno di corrente doppia, ok, che ritorna indietro sul cavo stesso. E questo cosa fa? Andrebbe poi sull'amplificatore, quindi sul finale di potenza.
quindi potrebbe creare, diciamo così, una sorta di distorsione sulle frequenze più alte, diciamo, quando, a volumi più alti, ovviamente. E quindi praticamente questo dispositivo, che è napegato ovviamente, dovrebbe assorbire questa energia elettromagnetica che torna indietro. E anche se il cavo dovrebbe essere molto più corto, è messo più vicino possibile ai diffusori, vabbè, lasciamo perdere. E quindi niente, praticamente una cosa del genere. Poi allo stesso tempo abbassa la resistenza dei cavi, ma in questo caso sono cavi, due cavi che da 1,5 m l'uno, quindi non è che sia una grandissima resistenza, diciamo, elettrica, però ne migliora comunque la qualità, perché comunque quando la corrente, diciamo, si fa alta, comincia a esserci una richiesta di corrente un po' alta, e quindi magari lì può essere utile. Quindi anche con un cavo, diciamo, mediocre, questo piccolo dispositivo dovrebbe migliorare la qualità. C'è sempre il discorso provare per credere, per sentire, perché poi è difficile spiegarlo, insomma. Però io, andate a vedere adesso. Metto un attimo in pausa, così vi dico il modello, come si chiama, perché non mi ricordo adesso. Un attimo. Ecco, dicevo, praticamente loro lo chiamano Real Sound Processor. Infatti mi sono fatto l'appunto qua, mi ero fatto l'appunto, infatti ho scritto copia esatta, perché è una copia esatta. Per fortuna, vabbè, diciamo, per fortuna, insomma, io non l'avrei mai speso. Comunque c'è gente che l'ha comprato e quindi l'hanno pagato 500 euro per un cesso del genere, quando uno scatolotto così di legno io l'ho pagato 3 euro. E poi dopo loro, vabbè, dopo un altro discorso, e quindi loro l'hanno comprato e poi dopo l'hanno aperto, ovviamente, per far vedere agli appassionati come noi quindi cosa c'è esattamente all'interno di un bagaglio così. Quindi loro lo chiamano Real Sound Processing. Io l'avrei chiamato Real Sound Truffessor, più che altro, truffa. Vabbè, si chiama il modello RSP 90 901, scusate, EX della SPEC. Costa del 2019 circa 700 euro, vabbè, ancora di più. Dopo li hanno fatti anche degli altri modelli sempre simili, vabbè, ma non cambia un cazzo. Praticamente dopo la resistenza c'è una cosa, un, come si chiama, un termistore, no? Adesso non mi ricordo, vabbè, tutte cagate che fanno loro. E infatti dopo ho scritto il modello precedente, che c'era un modello precedente, si chiamava SPEC RSP trattino AZ9EX, che è identico, cambia solo un componente da 5 euro. Vabbè, tutto su uno scatolotto di legno con dentro due condensatori, vabbè, due resistenze, una cagata a 700 euro. Praticamente loro cosa hanno fatto? Sempre perché questi, anche questi l'hanno studiata bene. Praticamente loro utilizzano questo condensatore, quello che utilizzano loro, da 470 nanofarad, che è 0,47 micro, in carta e olio, ma lo prendono di una marca particolare, perché poi ho visto che comunque nei loro apparecchi sono fissati sempre con questa marca qui, che è una marca dell'Arizona, mi sembra Arizona Capacitor, vabbè, non mi ricordo. E quindi loro, che sono in Giappone, la ordinano dall'America, quindi vi potete immaginare il costo che hanno, un po' maggiore, perché poi loro lo vanno a comprare dall'America, poi dopo le vanno a rivendere diciamo in tutto il mondo, i loro apparecchi, vi potete immaginare i prezzi come lievitano, no? Stessa cosa con l'altro condensatore, che però ne utilizzano un altro tipo, sempre in mica e argentata. Io l'ho usato in mica argentata, ma sinceramente a me basta che sia il mica argentato, che sia di un tipo o di un altro, non cambia assolutamente un cazzo. E poi dopo praticamente loro così, adesso io ho guardato tempo fa in internet quanto costava questo condensatore, sono
costa circa sui 50 euro solo il condensatore, quindi intorno avrebbero dovuto spendere, cioè praticamente una persona avrebbe dovuto spendere circa 50 euro per comprarlo. Quindi loro praticamente tra un cazzo e un altro ci hanno buttato su 700 euro, no? Poi lo scatolotto di legno che hanno fatto loro, che è praticamente simile al mio, diciamo che è uguale, però un po' più basso. E loro praticamente legno trattato, legno di ciliegio, non so, legno del buco del culo, e poi ci hanno messo la lacca, no? E la lacca, quanto potrà costare la lacca? Non è che costi una cifra. Per farlo bello lucido, no? Anch'io l'ho fatto, sono morto di fame, però l'ho fatto lo stesso. Quindi ho preso una bomboletta spray, non mi è costato praticamente poco e nulla, circa 3 euro neanche. E poi, vabbè, io comunque ho fatto una miglioria, nel senso che per sentire la differenza, loro, se uno compra il loro scatolotto da 700 euro, per sentire la differenza dovrebbe staccare o attaccare il connettore. Io invece ci ho messo praticamente due switch, che si fa prima alla fine, no? Cioè, che cagate, ma va, San Pedro. E niente, quindi praticamente loro fanno così, ma molti, non solo loro, eh. Figurate i loro apparecchi, addirittura vendono il loro amplificatore in classe D a non so quanti cazzo di soldi, 7.000 euro, 5.000 euro per un amplificatore in classe D, una merda assoluta, già solo classe D dice tutto, quindi, e niente, tutto qua. Ah sì, loro poi vabbè utilizzano la resistenza della Omitte, perché comunque questo gli do ragione, perché l'unica resistenza da 10 ohm in grado di dissipare almeno un 5 watt di potenza, di precisione, si parla dell'1%. Mi sembra che anch'io ho fatto delle ricerche, sia solamente l'Omitte, perché in questo caso, se voi andate, fate vedere, andate su internet, c'è proprio un sito dove potete fare vedere la curva, diciamo, di risposta. Quindi praticamente sulla cella di rete Zobel, in questo caso questo condensatore in serie con questa resistenza, vabbè, insomma non mi ricordo se il condensatore poi va in parallelo con la resistenza, vabbè, insomma, vabbè, praticamente vi dà questa curva, quindi per avere questa curva sempre che non venga modificata, diciamo, deve essere la resistenza di precisione. Io vabbè ho utilizzato un altro tipo che è comunque di precisione perché ha film spesso, però sono più difficili da trovare questo tipo di resistenze al film spesso. Dopo trovate altri tipi di resistenze, sempre di precisione, però vanno montate sul dissipatore, ma non è il caso perché dopo viene fuori una cagata, quando basta aspettare anche, non so, un mese in più, però vi arrivano le ordinate dall'America, come ho fatto io la resistenza dell'Omitte, io l'avevo dovuto prendere dall'America perché in Italia non avevo trovato, cosa vi devo dire? E quindi, vabbè, questo era per dire, comunque in questo caso hanno ragione, quindi se volete provare a fare una copia di questa cosa qui, dovete usare una resistenza di precisione. Se volete metterne anche due in parallelo o in serie, l'importante è che sia di precisione e che vi abbiano quella potenza lì. Anche se in questo caso, nel mio caso, 5 watt di potenza dissipabile sono anche troppi perché non servivano a niente. Ovvio che loro danno per scontato che uno può avere anche un amplificatore da 2000 watt per dire, e quindi di corrente nel passo. Vabbè, fine del video. Adesso vi faccio anche vedere su internet. Scusate, metto in pausa. Ecco qua, praticamente ho scritto su Google spec RSP 901EX, esatto, quello lì, e come vedete praticamente loro hanno fatto questo scatolotto, che è praticamente, vabbè, diciamo che esteticamente è, cioè nel senso che come forma così, sempre di legno con i due connettori fatti in questo modo, insomma, come li ho fatti io poi alla fine, ecco, non è che ci vuole un gran studio. Dopo ovviamente qualcuno su internet, che li ha spesi, cioè praticamente ha buttato via dei soldi e li ha comprati, che la loro funzione la fanno, per carità, ma non per quei soldi lì, ecco, diciamo. Quindi qualcuno l'ha comprato, poi
ovviamente ci ha fatto la foto interna e si è creata appunto una discussione perché effettivamente qui si fa vedere che non solo gli italiani, ma anche i giapponesi, oltre ai cinesi, si sono messi di mezzo a fare soldi praticamente. Io credo che ci sono tanti modi per fare soldi, ma non prendere per il culo la gente. E qui praticamente, vabbè, qui ci sono due resistenze in parallelo, probabilmente per ottenere un determinato valore e una potenza, e qui stessa cosa, i due condensatori. Infatti voi vedete che questo è un condensatore Michia, ed è una marca diversa dal mio, però sostanzialmente non cambia niente, l'importante è rispettare i valori. Qui l'hanno fissato ovviamente con la colla, quello che ho fatto anch'io, anche se io ho usato delle fascette, comunque sì, va fissato perché poi le vibrazioni fanno ripercuotere anche questi, quindi non va bene, quindi bisogna un po' di colla o anche il silicone va bene. Quindi vedete, no? Due morsetti normalissimi, che sono poi due morsetti da pannello classici in ottone con placatuna in oro o in rame, o adesso ci sono anche i rodi, vabbè, costano circa 15 euro, forse si trovano anche a meno, 5 euro la coppia, va per dire, quindi cioè, mi piace fare queste cose qua e comunque ecco, mi ero dimenticato di dire questo, poi dico questo, poi finisco il video. Effettivamente io avevo notato subito una differenza, o comunque l'ho notata se, o credo che si nota se una ha un impiantino un po' diciamo non ben suonante, ecco, che non c'entra niente l'impianto stesso magari, perché dipende anche poi dalla sorgente. Infatti io da quando ho cambiato sorgente sento tutto molto meglio. Però diciamo che avevo notato subito la differenza, avevo proprio sentito una miglioria per quanto riguarda almeno gli alti, perché comunque i condensatori questi condensatori qui in coso in carte olio, questi condensatori qui in carte olio ovviamente vanno a dare comunque un suono sugli altoparlanti, no? E quindi poi ho notato che praticamente la mica argentata, adesso probabilmente qualcuno dirà che sta dicendo delle puttanate, praticamente l'argento che c'è dentro, praticamente gli atomi dell'argento, ecco, praticamente si sono riusciti a penetrare anche nel cavo di potenza e praticamente mi hanno cambiato tutto il suono di tutto l'impianto, anche se io stacco questi, praticamente in teoria